È stato un weekend molto intenso per la Juventus, un weekend dove chiaramente sono successe un bel po' di cose, dove la Juventus ha perso punti contro il Verona, ma dove paradossalmente sembra averli quasi acquisiti in virtù del fatto che poi il Milan ha perso contro il Monza. Ma attenzione perché si parla di futuro e di futuro ne ha parlato anche Fabio Caressa, direttamente a Sky Calcio Club, ma soprattutto ha dato le indicazioni su quello che è la situazione di Max Allegri. Scopriamo tutto nel dettaglio oggi qui su FCM New Sport, che come sempre vi ricordo essere uno dei pochi canali sulla piattaforma a tenervi costantemente aggiornati senza appunto alcun tipo di abbonamento, alcun tipo di costo. Vi basta iscrivervi che è gratuito e lasciare like ai contenuti. Andiamo alla notizia. Perché? Perché della situazione di Allegri e della Juventus ne ha parlato Caressa, soprattutto la situazione di Max Allegri, e ha detto delle cose francamente da analizzare, sicuramente analizzare, e mi piacerebbe poi che si possa aprire qui sotto in descrizione, nella sezione dedicata ai commenti, un dibattito sulla vicenda, perché la posizione di Allegri sappiamo non è esattamente tranquilla. E ora cominciano a uscire anche delle indiscrezioni. Intanto partiamo da quello che ha detto Caressa. Caressa ha detto: a novembre non ci avrei scommesso una lira sulla sua permanenza fino a fine, o meglio, fino all'anno prossimo. Perché fino a novembre lui era di fatto convinto del fatto che a fine stagione lui potesse salutare. A prescindere da come si potesse chiudere la stagione, per Caressa Allegri avrebbe salutato la Juventus. Adesso invece, dice Caressa, secondo me vuole fare un altro anno. Chiaramente tutto questo se gli propongono il rinnovo, perché continua a dire Caressa che a queste condizioni, cioè un solo anno di contratto, lui se ne andrebbe. Quindi se la Juventus non propone il rinnovo, lui se ne va, perché comunque con un solo anno quasi tutti gli allenatori sempre preferiscono avere una situazione più di comfort e quindi avere un contratto un po' più lungo. E anche su quello poi si è acceso un dibattito a Sky Calcio Club, ma lasciamo perdere. A prescindere da questo, lui dice, se proprio gli propongono un rinnovo, lui potrebbe decidere di restare, anche se, da quello che sappiamo noi, quindi notizia di Sky Sport, la Juventus gli proporrebbe un contratto sicuramente al ribasso, quindi non alle stesse cifre che aveva attuali, quindi non a 7, ma piuttosto a 3,5 per altri 2 anni. Ecco, soprattutto la cosa che fa notizie è che lui fa accenno al presunto contatto tra Giuntoli e Thiago Motta. Perché lui dice, Caressa dice, molti dicono che Giuntoli si sia letteralmente innamorato di Thiago Motta. Si sia innamorato del lavoro di Thiago Motta, a noi non risulta, quindi a noi di Sky non risulta, ma secondo Caressa comunque c'è la notizia. E attenzione perché a riportarla è stato il Corriere. Di chi? Di Zazzaroni, suo amico con cui settimanalmente fa la trasmissione su Radio 105, proprio sul mondo del calcio. Ecco, quindi secondo, a lui non risulta, però riporta la notizia di Zazzaroni, quindi già questo ci fa capire qualcosa. E se Giuntoli sta contattando altri allenatori, voglio dire. Poi tra l'altro fa un altro nome, Caressa, e ci arriviamo, quindi seguite il video in tutta la sua interezza, ma fa anche un altro nome per quanto riguarda il nuovo allenatore. E dice. Poi però subentra una fase di tutela, secondo me, su Allegri, perché dice l'allenatore oggi nella società attuale non è soltanto un allenatore, ma è anche uno che ha molti più ruoli, è quasi un dirigente, perché deve non soltanto portare risultati, ma deve anche migliorare i giocatori, quindi deve abbassare il monte ingaggi, deve stare attento a una serie di situazioni economicamente parlando, e dice da un punto di vista manageriale, quello di Allegri è un successo. Da un punto di vista manageriale, quello di Allegri è un successo. E qui, francamente, non mi trova per niente d'accordo. Perché? Perché la crescita dei giovani è stata dovuta, a mio avviso, lo scorso anno, dalla mancanza di alcuni leader, perché con un Di Maria al 100% non avremmo visto i giovani, con un Paredes al 100% non avremmo visto mai Barranecea, con Pogba non avremmo mai visto Fagioli, quindi è chiaro che è facile lanciare i giovani nel momento in cui ti vengono meno le certezze, con un Chiesa al 100% non avremmo visto Yildiz e compagnia cantante. Lui dice da un certo punto di vista saltiamo gli allenatori troppo spesso per i risultati che si hanno in campo, dall'altro
dall'altro invece stiamo invece sottovalutando quello che fanno al di fuori del campo. E lì si apre un bel ventaglio di polemiche da parte di altri partecipanti di Sky Calcio Club, ma personalmente mi ritrovo in questo perché Allegri è sempre stato il fautore del risultatismo, quindi i risultati sono quelli che contano, i risultati soprattutto in campo. Allegri non ha mai detto io devo essere considerato per quello che faccio fuori dal campo, Allegri ha sempre parlato dei risultati sul campo. Ecco, quando non vengono fuori i risultati, ricordate 3 anni fa quando diceva ci sarà un motivo se ci sono allenatori che vincono e allenatori che non vincono? Ecco, quando non vince non si può, bisognerebbe dire occhio, prima Allegri vinceva, oggi non vince. E invece cosa si fa? Per camuffare il lavoro di Allegri si dice ma oggi non guardiamo più i risultati, perché magicamente non vanno guardati più i risultati, va guardato quello che si sta facendo al di fuori del campo. E questa è una cosa che francamente non mi piace, perché è una narrazione anche qui un po' troppo forzata, cioè va bene tutto al di fuori del campo, però io credo che al di fuori del campo bisognerebbe anche analizzare il tutto e analizzare anche la valorizzazione dei giocatori, perché se mi parli di extracampo questo è un aspetto. La valorizzazione dei giocatori, e a me non mi sembra che i giocatori siano stati molto valorizzati. Partendo dall'attacco, prendiamo 2 giocatori, Chiesa e Vlahovic. Chiesa e Vlahovic non sono gli stessi che c'erano a Firenze vedevamo 2 super giocatori pagati 70 e 60 milioni di euro, alla Juventus non li stiamo vedendo. Così come potrei citare Dejan Kulusevski, giocatore che evidentemente non ha valorizzato a tal punto. Guardiamo il centrocampo, uno su tutti pagato 35 milioni è Manuel Locatelli, un giocatore che non è stato valorizzato. Sulle fasce troviamo gente come Weah e Kostic, 2 giocatori che Allegri sono stati comprati ad Allegri, 10 milioni da un lato, 10 milioni dall'altro, nessuno dei due è stato valorizzato, anzi erano un certo tipo di giocatori quando sono arrivati, quando oggi, a distanza di 2 anni Kostic, un anno di UEA, sono 2 giocatori che vengono considerati non adatti. E la valorizzazione dei giocatori passa anche dall'allenatore, e in questo francamente non c'è stato. E poi, al di là del fatto del contatto tra Giuntoli e Thiago Motta per l'anno prossimo, che dice a noi non risulta di Sky, ma gira la voce che ci sia stato, c'è un altro nome, perché Caressa dice la Juventus, se dovesse fare una scelta rivoluzionaria, potrebbe prendere un allenatore che secondo me sta facendo cose straordinarie, ed è proprio allenatore che ha battuto il Milan per 4-2, ossia Palladino. Secondo infatti Caressa, Palladino potrebbe essere un nome perfetto per questa Juventus, perché per una serie di motivi: perché è un allenatore che lavora molto con i giovani, e il progetto Juventus è un progetto affidato ai giovani, è un allenatore con idee innovative e lui le ha, e se Juventus vuole perseguire quel tipo di idee, Palladino può essere un nome adatto, perché è un allenatore che comunque da giocatore è già stato nel contesto Juventus, ricordiamolo, è stato un giocatore della Juventus e quindi conosce fondamentalmente l'ambiente, anche se è un ambiente totalmente diverso rispetto a quello con cui c'era Palladino, però comunque sa cosa vuol dire stare alla Juventus, certi principi li hai già, e lui aveva come capitano Del Piero, quindi sa cosa vuol dire, può capire cosa vuol dire essere alla Juventus. Secondo Caressa, un nome che si potrebbe affiancare alla Juventus, lui dice, non è una vera e propria notizia, diciamo che è un'idea mia più che altro, perché se vuoi perseguire quel tipo di calcio, Palladino potrebbe essere quel tipo di allenatore adatto a te, però comunque secondo Caressa Palladino è un nome da tenere in considerazione. È chiaro che quest'anno sta facendo meno rispetto allo scorso anno, ma comunque è un Palladino a cui hanno smontato di fatto una squadra rispetto allo scorso anno, perché hanno levato tutti i giocatori più importanti. Caprari si è fatto male, Sensi è tornato a casa madre, c'era Ranocchia e l'hanno levato, oggi al Palermo sta facendo praticamente un gol a partita, Ranocchia da quando è al Palermo, c'era Rovella, era una squadra molto più completa quella del mondo dello scorso anno, c'era Petagna, quest'anno è una squadra un po' più indebolita, ma che comunque nonostante tutto continua a fare un ottimo campionato, è in grado di fare 4 gol al Milan, cioè, quindi per capirci. Questa è la sensazione che aveva Caressa sul fatto di Thiago Motta, conferma in qualche modo quella che è stato il contatto Thiago Motta e Giuntoli, ma soprattutto parla della sezione Allegri e quindi difende un po' il lavoro di Allegri, considerando anche l'aspetto manageriale, che però importa fino a un certo punto, e soprattutto analizza anche il futuro. Potrebbe essere un'idea quella di Palladino, ma soprattutto per lui sta aspettando il rinnovo che la Juventus potrebbe proporre, ma non a cifre attuali, non alle cifre attuali, cioè 7 milioni. Voglio sapere che pensate voi qui sotto nei commenti, quindi analizziamo la situazione, le parole di Fabio Caressa sulla Juventus.